Domenica 9 settembre, sul lago di Solerette si sono riuniti i sovversivi del Gusto. Ad organizzare l'incontro in provincia di Cuneo è stato il corsaro Edoardo Bresciano, che ha voluto fortemente questa giornata, appunto in una delle province più importanti d'Italia per quanto concerne l'agricoltura e la produzione agricola. Hanno partecipato diversi produttori, tra i quali ricordo il bravissimo produttore di oli e di formaggi che arriva direttamente dal Molise, Francesco Travaglini. Nel corso della manifestazione, i sovversivi presenti hanno costituito per la prima volta la tavola rotonda dei sovversivi, durante la quale ogni componente ha avanzato alcune proposte da portare avanti nei prossimi mesi. Ma adesso sentiamo l'organizzatore della giornata, Edoardo Bresciano, e proviamo a capire con lui perché ha voluto fortemente che la manifestazione si tenesse proprio in provincia di Cuneo. Interessava la cosa perché la provincia di Cuneo è una delle province agricole per antonomasia italiana, forse la di più agricola. Però quello che mi fa male a me è che ormai in provincia di Cuneo abbiamo un'agricoltura illusoria, perché la realtà è che il 90% delle aziende sono tutte sotto contratto di socia con le industrie. Una cosa che per carità potrà andare bene, però questa condizione ha fatto sì che la figura del contadino andasse piano piano sparendo. Adesso uno non è più un contadino, ma è un operaio a casa sua, e quindi io cerco di fare la mia battaglia, tra virgolette, sovversiva, per non far perdere questo patrimonio che non è mica solo della provincia di Cuneo, di tutta Italia, di tutto il mondo, alla figura del contadino. Contadino e poi la centralità di tutti i valori che devono passare attraverso di lui e l'azienda agricola, questo è il concetto. Quindi coi sovversivi e Savigliano si vuole, perché bisogna partire vincenti, quindi si vuole riportare l'attenzione sul contadino e la centralità di tutto quel meccanismo di valori, di tradizioni, eccetera, eccetera, che devono passare attraverso le aziende agricole. Durante l'incontro abbiamo incontrato la bravissima Nadia Verrua della Cascina Tavagin, che produce dell'ottimo un'azienda agricola insieme ai miei genitori, facciamo vino subito a nord di Asti, nel paese che si chiama Spruzzolengo. Abbiamo un'azienda molto piccola, di 5 ettari, è un'azienda che ci permette di fare tutto di prima mano, quindi curare la vigna, fare il vino e poi anche vendere. È proprio per questo che mi piace essere una sovversiva del gusto, sono una sovversiva del gusto, perché penso che chi faccia le cose di prima mano, quindi segua tutta la produzione fino alla vendita, debba metterci la faccia per poter. Barbera e Rocchetto. Bene, e Rocchetto l'ho provato, è eccezionale, complimenti e buon lavoro. Luca Ripellino, oggi con i sovversivi del gusto. Ma io sono stato contento di come passano insomma, tutti i sovversivi o quasi di essere qui, di aver partecipato, perché la ritengo che possa essere una buona forma, diciamo, un nuovo modo per una consumazione comunque consapevole di prodotti di qualità, di prodotti di eccellenza. E sicuramente è stata una giornata molto piacevole che ha dato degli spunti interessanti, anche se comunque ovviamente come tutte le cose all'inizio con delle cose ancora con degli aspetti, diciamo, da limare, però con delle buone possibilità, perché comunque una possibilità di sviluppo, perché i prodotti sicuramente sono buoni, i produttori sono validi e quindi basta soltanto cercare di mettere insieme la cosa per creare, diciamo, un nuovo modo diverso di fare sistema e che riporti la ruralità dei prodotti al centro di tutto, ecco. Grazie. Grazie a voi. Ciao.